Hai bisogno di speranza per la tua famiglia? Oggi e nei giorni a venire vorrei parlarti della famiglia. Purtroppo è sempre più spesso il bersaglio del nemico. Di fronte a questo, il Signore ci ha dato un'arma potente. Ricevo regolarmente messaggi da lettori che condividono con me la loro angoscia e il loro dolore nel vedere i loro figli o i loro cari allontanarsi da Dio. Tuttavia, vorrei incoraggiarli e incoraggiare anche te, amico mio, se ti trovi in questa situazione. Filippesi 4:6 ti sprona a rivolgerti a Dio. Paolo scrive: Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Dio non manca di ascoltare le tue preghiere e risponde fedelmente, secondo la sua sovranità, quando lo invochi sia per coloro che ami, sia per un lavoro, una malattia, la nascita di un bambino, la morte di un componente della famiglia, la salvezza di qualcuno che ami profondamente. Alla domanda: C'è speranza per la mia famiglia? La risposta è sì, certo, la speranza è nel Dio che ascolta la preghiera. Non si tratta di invocare Dio solo di tanto in tanto, ma di fare della preghiera uno stile di vita. Invitalo nella tua vita quotidiana, in tutto ciò che fai. Così, quando la tua famiglia viene attaccata, Dio si alza e agisce in tuo favore. L'autore del libro Cosa succede quando preghiamo per le nostre famiglie scrive: Nostra nuora mi ha detto recentemente: Devo imparare a pregare e a non preoccuparmi. Ho una naturale tendenza a risolvere i problemi da sola. Ci penso molto e trovo le mie soluzioni, ma la parola di Dio ci dice che la preghiera è ciò che funziona. Ti incoraggio ad affidarti a Dio nella preghiera. Lui conosce la tua situazione e sarà in grado di intervenire in modo perfetto. Dalle piccole preoccupazioni quotidiane alle grandi tragedie, la tua preghiera coinvolge il Dio dell'universo, che è onnipotente e sempre presente. Egli è desideroso e persino ansioso di attuare il suo potere divino nella vita dei componenti della tua famiglia. Fidati di lui, amico mio, e affida a lui le redini della tua vita. Grazie di esistere, Eric Sellerie.